Silvia è un balletto francese di Léo Delibes che ha debuttato all'Opéra di Parigi nel 1876 e che Emanuele Grill, direttore della compagnia del balletto della Scala, ha avuto l'idea di proporre e riproporre in stagione. La prima volta è stato nel 2019, quando Le Gris non era ancora direttore del ballo, ma lo era Frédéric Olivieri che l'ha invitato, e adesso nella nuova stagione è stato riproposto. È stato riproposto perché è un balletto con una musica molto bella di Delibes, la musica che quando Tchaikovsky l'ascoltò, questa famosa frase, l'avessi saputo non avrei scritto Il Lago dei Cigni perché è insuperabile. Quindi una musica molto bella e una storia che al debutto fu giudicata un po' noiosa, ma che con il brio, l'eleganza e il taglio dato da Le Gris è in realtà un balletto molto divertente. Un balletto molto divertente che permette a tutta la compagnia di mettersi in luce. Quindi non soltanto i solisti, ma veramente il corpo di ballo lavora tantissimo, lavora bene, è impegnato al massimo. Il balletto va in scena senza la presenza di stelle ospiti, quindi sono tutti primi ballerini della compagnia e i protagonisti sono sia nella prima stagione, nel 19-20, che in quella successiva, sono i primi ballerini, e quindi Nicoletta Manni, Martina Arduino, più avanti Maria Celeste Losa, Nicola Delfreo, Marco Agostino, Timofei Andriashenko, e nel ruolo di Orione si alternano Cristian Fagetti, Gabriele Corrado e di nuovo Marco Agostino. Un ruolo molto importante è che il Deus ex machina, Deus veramente ex machina, perché sovrintende a tutta la... non scende come il Deus ex machina del teatro greco, ma in realtà fa progredire l'azione, e Eros, il dio Eros, che fa sì che i protagonisti si innamorino e la storia proceda, e che sarà interpretato da Mattia Semperboni, Nicola Delfreo e Domenico Di Cristo. Il balletto trae ispirazione dal poema del Tasso Aminta, è una vicenda che si svolge in una Grecia antica, agreste, in un bosco, dove troviamo un tempio. Le scene e i costumi molto belli sono di Luisa Spinatelli. Le protagoniste sono, come dicevo, Silvia e le altre ninfe della dea Diana, dea cacciatrice votata alla castità, così come le sue ninfe, la vicenda prende corpo, prende vita nel momento in cui, per intervento di Eros, scocca l'amore fra, da una parte, Diana e Endimione, e dall'altra, soprattutto, fra Silvia e il pastore Aminta.